sempre con questo outfit ho fatto già un altro video, tenuta molto da casalinga. Allora, non si fa, ma puntini puntini video tag dove mi ha taggato il mitico Nicolò, Nick Duca Von P su YouTube, seguitelo assolutamente. Già sto ridendo, ho visto prima il suo video e lui ha risposto in modo troppo simpatico, quindi simpaticissimo. Mi ha anche taggato, stranamente qualcuno mi tagga, grande Nicolò, grazie. E l'ideatrice di questo tag si chiama Sara Magic 15, una ragazza molto molto brava. Anche il link sia di Nick che del canale di Sara. Seguite entrambi questi due ragazzi che sono fantastici. Iniziamo perché le domande sono un sacco e a me piace parlare, quindi Chuck si gira. Prima domanda: hai mai rubato? Sì, da piccola con una mia amica di Pinerolo, Alessia. Ciao Ale! I genitori sono ancora amici, Roberto e mio padre sono ancora amici, io e Alessia ci siamo perse, vabbè. Ho rubato con lei una volta, sto morendo. Scusate un attimo, ok? Ho rubato una volta, ma in un supermercato tipo il Famila, l'Iperstanda, che adesso non esistono più, un paio di quelle pinzette per i capelli, ero proprio piccola, avrò avuto 9 o 8-9 anni, forse 10 a dir tanto, non mi ricordo. Mi hanno sgridato talmente tanto i miei genitori, soprattutto mio padre, che me la sono ricordata per tutta la vita. Non ho mai rubato niente da quella volta, basta. Ma sì, perché lei lo faceva, ho visto lei, allora ho detto: se lei ruba posso farlo anch'io. Se l'è messo in tasca, poi nessuno se n'è accorto, ma mio padre ha detto: hai rubato qualcosa? Alessia l'ha scoperta. E a me mi hanno scoperto, perché a me, io sono super sgamo, cioè nel senso mi sgamano tutti se io rubo qualcosa. Non mi ha visto la cassiera, sinceramente, però ero lì con le pinze in mano, cioè sono uscita dalla cassa, dal negozio con le pinze in mano, non pagate, quindi è ovvio che mi sgamavano, cioè dai, proprio stupida. Ero innocente, infantile, piccola, vabbè. Hai mai appiccicato una gomma da masticare sotto una sedia? No, purtroppo. Non ero cattiva da piccola, ma lo sto diventando adesso, diciamo. Lo facevano agli insegnanti quando ero a scuola, lo facevano anche alla mia sedia. Sputavano il ciclo e se lo appiccicavano sotto la gomma. Ah, cioè, appiccicavano la gomma sotto la sedia, maledetti. Avevo dei compagni veramente stronzi, scusate, ma è così. Comunque, hai mai sputato dentro una bibita per fare un dispetto? No. Forse me l'hanno fatto, quelli che adesso non sono più miei amici, che prima credevo erano, che fossero miei amici, forse l'hanno fatto a me, ma io non l'ho mai fatto a nessuno, appunto perché dicevo, prima anni fa ero troppo buona, ero troppo brava, ero troppo bonacciona, troppo gentile, adesso mi sto facendo un po' furba. Se uno mi fa un dispetto non è che gli sputo nella bibita, glielo dico proprio in faccia: oh, cosa stai facendo? Nel senso, ragiona prima di fare le cose. Hai mai legato la macchina a qualcuno? No, direi di no, anche se ultimamente ci sarebbero dei motivi per legare le macchine, per sputare in faccia a qualcuno, però siamo gentili, per favore. Hai mai tradito il tuo partner? No, assolutamente no, anche se mi ha detto di non tante volte: mi hai tradito, mi stai tradendo, con chi? Con la fantasia ti tradisco? Con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, nei sogni ti posso tradire, ma non è che solo perché esco con mia madre. Una volta ho fatto le 5, mamma mia, chissà cosa è successo, cioè nel senso, ho un harem pieno di uomini, non lo so io, dai, su, scherzi a parte, no. Mi hanno tradito, sì, tantissime volte da quando sono nata, e poi sentimentalmente parlando mi hanno proprio tradito alla grande, però io non sono capace di tradire. Solo perché magari chatto con qualche ragazzo su Facebook o su WhatsApp, o avevo Facebook tempo fa, adesso non ce l'ho più, o mi commenta qualche ragazzo su YouTube, allora vuol dire che tradisco Dino? Ma stiamo impazzendo? Non faccio niente di male solo perché chatto con qualche ragazzo, Roberto, Daniel, che ne so io. Tizio, Caio, Sempronio, non è che ci sono gli uomini, mi scrivono, ma non è che tutti ci provano, cioè nel senso, poi anche se ci provano, io non ci sto e quindi arrivederci e grazie. Punto. Hai mai toccato la macchina a qualcuno e poi senza scappa sei scappato senza dire nulla? Beh, toccato la macchina solo così, sì, ma legata o fatto altro su una macchina di qualcun altro, no, nel senso mi sono magari appoggiata. Quando ero sempre più giovane, 16 anni, con la mia migliore amica, mi sarò appoggiata a una macchina che non era la mia, ma non ho fatto niente, cioè nel senso, niente di male.
Mai ricevuto il resto sbagliato e non hai detto niente? Sì, una volta è capitato, sempre in quei vecchi supermercati, prima che esistessero le Big Store, Leclerc, c'era il Famina una volta, andavo con mia madre e mi abbiamo comprato 4-5 cose, ho pagato io, mi hanno dato il resto sbagliato, me ne sono accorta dopo quando ero già a casa, non ho detto più niente. Ma sono cose che succedono, cioè adesso non è che mi devo incazzare perché una non mi dà il resto giusto, cioè se ci incazziamo per quello non viviamo più, dai, su. Cerchiamo di non arrabbiarci per ogni cosa. Se no, non viviamo più. Hai mai comprato cibo pronto e spacciato per cucinato da te? Una volta è successo, forse anche più di una volta. Avevo comprato delle torte all'inizio, eravamo appena fidanzati io e Dino, non sapevo cucinare neanche un uovo, e lo ammetto. E poi sto imparando adesso a cucinare, anche se cucino sempre le stesse cose. Comunque, invitavo un po' di amici, un po' di persone, un po' di famiglia, eccetera. Compravo le torte della Mulino Bianco o della Balcone, già fatte, le toglievo dalla plastica e dicevo l'ho fatta io. Ma ero innocente, ero una bambaciona prima, cioè dai. L'avete fatto tutti, non solo io. Comunque sì, adesso dico perché anche se facevo una cosa bene, io dico sempre che l'hanno fatta gli altri, anche se l'ho fatta io. Ad esempio, ho fatto la torta della Cameo, panna e fragola, l'ho fatta io. L'ho comprata, ma l'ho fatta io comunque, anche se una torta comprata, gli ingredienti li ho messi io, quasi tutti, ho mescolato, ho mixato, quindi l'ho fatta mezza io. E se viene bene, dico che l'hanno fatta gli altri, perché non voglio che si dica qualcosa, nel senso, se lo faccio male è colpa mia, se la faccio bene la fanno gli altri, non so se avete capito, sono fatta male, così. Hai mai scritto sui muri? Sì, da piccola sì, avrò scritto love, avrò scritto sere, avrò scritto i cuoricini, i fiorellini, sì, comunque, niente di grave, diciamo. Adesso scrivere sui muri ti mettono in carcere, quindi occhio a cosa facciamo, però anche il film scriverlo sui muri è molto bello. Hai mai fatto pipì in mare o in piscina? Vabbè, vabbè, quando avevo magari 2 o 3 anni in piscina sì, può essere, anche dietro a un cespuglio può essere, quando sono piccola, cioè mia madre... Qualche volta me l'avrà fatto fare un bisognino dietro un cespuglio al mare, in acqua, quante volte da piccola, Madonna, me lo dicono sempre. Ah, ma tu al mare qualche volta i bisognini li hai fatti, ma eri piccola, nessuno ti diceva niente. Ma tutti l'hanno fatto pipì al mare, dai, su, ragazzi. Anche adesso ci sono certi cinquantenni o sessantenni che pisciano nel mare, cioè dai, mica sono solo l'unica. Adesso io non cerco di non fare cose illegali, però da piccola a 2 o 3 anni, 5 o 6, sicuramente sarà scappato. In piscina non mi ricordo, ma al mare una volta o due forse è successo. Ma non a 18 anni, a 2-3 anni, massimo 6 anni, cioè a dire proprio tanto. E magari mi vergognavo pure, non mi ricordo. Può essere. Queste sono le domande, grazie Nick per il tag. Ti voglio bene. Stefania, non ti preoccupare, non te lo rubo. E comunque, bello questo tag, fatelo anche voi. E taggo sempre le stesse persone. Taggo, taggo, taggo. Chi taggo? Chi taggo? Ah, ah. Taggo, siete tutte taggate. Taggo Sontina F. Taggo Sara il Mod. Taggo la Z Makeup se vuoi per caso fare questo video. Taggo Nina P. Taggo Miss Carla. Ciao Carla di Torino. E siete tutte taggate a rifare questo video tag se volete rifarlo. Ciao.